Per il sesto round il campionato italiano velocità montagna ha fatto tappa nella stupenda Ascoli Piceno per la 54esima Coppa Paolino Teodori, uno scrigno di arte, architettura, storia, ma anche natura e paesaggio. Una città ed un comprensorio per i quali un weekend è appena sufficiente ad accendere il desiderio di tornarvi per vivere dei luoghi unici. Piazze, chiese, campanili, monumenti, poi panorami e montagne. Proprio le montagne, alle porte della città picena, sono state teatro delle sfide tra i big del CIVM sui 5031 metri tra Colle San Marco e San Giacomo. Due salite di gara al cardiopalma con sfide decise soltanto sul filo dei centesimi di secondo e molte a suon di record. Questa in sintesi la gara organizzata dal circolo sportivo AC Ascoli. Simone Fagioli, driver ufficiale della Norma M20FC di gruppo E2B con motore Zytec, ha vinto la 54esima Coppa Paolino Teodori, sesto round del campionato italiano velocità montagna, con validità per la serie FIA International Hill Climb Cup e per il trofeo italiano velocità montagna Nord e Sud. Il pluricampione fiorentino e leader dell'Europeo, sempre più in corsa per il tricolore, ha firmato il decimo successo alla gara, in cui l'alfiere della Sport Made in Italy ha siglato il nuovo record del tracciato in gara 1 in 2.09.552, migliorando il suo precedente primato. Sì, sì, diciamo, dai, siamo contenti. Siamo arrivati qua con la Norma Pirelli. La prima volta ad Ascoli è una gara ostica, un percorso molto tecnico nella parte bassa dove si viaggia a marce corte, la parte alta è molto veloce, quindi una messa a punto via Ascoli è molto difficile, il fondo è un po' sconnesso, portare la vittoria qui a casa è sempre difficile, una gara non puoi aggredire, devi cercare di rispettare e guidare il più pulito possibile, abbiamo abbassato il record dell'anno scorso di un paio di secondi, quindi siamo felicissimi perché stiamo facendo un bel lavoro. Seconda piazza è successo in gruppo E2M per Christian Merli su Osella FA 30 Evo con motore RPE. Il Trentino di V Motorsport ha risolto in gara i problemi al fondo della vettura che lo avevano rallentato in prova, ma soprattutto è apparso in buono stato di salute dopo il virus intestinale che lo aveva debilitato fino alla vigilia. Questa mattina è stata la mia prima manche seria e abbiamo ottenuto i risultati sperati dalle modifiche, dai test effettuati nelle ultime settimane e speriamo di proseguire così. Terzo sul podio un sempre crescente Michele Fattorini al volante della Osella PA 2000 Honda con cui il portacolori Speed Motor ha attaccato dopo che il team Trentino ha perfettamente risolto le noie avute a Fasano. Sì, sì, una trasferta decisamente super positiva. Dopo l'amaro in bocca che è stato a Fasano, ci voleva proprio una prestazione così. Soprattutto in gara 1 sono super contento perché, me l'hanno detto, l'ho visto poco fa, di 4-5 decimi ho abbassato il tempo di Cristian dell'anno scorso con questa macchina, quindi per me è un sogno che si avvera. Terza posizione e punti preziosi in gara 2 e difesa della leadership di campionato, ma sfortuna per il giovane calabrese Domenico Scola, fermo prima di gara 1 con l'Osella PA 2000 Honda ammutolita. Non sono per niente contento, al di fuori dei punti, ma soprattutto per come ho guidato in gara 2. Ho guidato molto nervoso, sporco, questo non sono io e non sono soddisfatto. Sotto al podio un sempre sorprendente e convincente trapanese Giuseppe Castiglione sulla Tatus F Master per la prima volta ad Ascoli e subito al successo in classe 2000 e sul podio di E2M. In gara 2 ha superato lo svizzero Tiziano Riva al volante della Reynard F3000 con cui l'elvetico è in corsa per la serie FIA e ha chiuso al quinto posto. In sesta piazza il pilota ceco Vaclav Janik, anche lui con la Norma M20FC con motore Mitsubishi, sul podio di gruppo E2B che ha sopravanzato in gara 2 il rientrante bresciano Paride Macario, per la prima volta al volante dell'Osella FA 30 Zytec, con cui il 27enne sta familiarizzando in fretta. Ottava posizione assoluta con rimonta in gara 2 per l'inossidabile toscano Franco Cinelli sulla Lola Jad con cui non ha trovato subito il feeling perfetto. Quinto posto nella sola gara 2 per l'incisivo eugubino Andrea Picchi in ottima sintonia con la Lola Dom motorizzata Honda, purtroppo fermato in gara 1 da un problema elettrico.
successo con grande prova di volontà in gruppo CN e nono posto nella generale per l'indomabile potentino Achille Lombardi su Osella PA 21 Evo Honda, che ha anche migliorato il record. Abbiamo fatto il record a gara 1, anche se in solo un decimo. Qualche problemino l'abbiamo avuto, ma è normale che sia così. Sono ultra contento per me, per l'Avon che mi ha fornito delle gomme eccezionali e per tutto il team. Secondo sul podio di gruppo, con un gap di soli 7 decimi in gara 2, il sempre incisivo catanese della Cubeda Corse, Giuseppe Corona, sulla versione PA21S dell'Osella, con cui si è classificato decimo nell'assoluta, nonostante un problema differenziale. Terzo di CN e da ridosso della top 10 il 21enne calabrese di Ionia Corse Luca Ligato su Osella PA 21 Evo Honda del team Titan Motorsport, che ha un po' risentito della mancanza della manche di prova, dove è stato fermato da una toccata, ma ha caparbiamente rimontato in gara 2 sul rientrante salernitano Giuseppe D'Angelo, per la prima volta sulla Osella PA 21 Evo, terzo in gara 1 e poi dodicesimo nella generale. In gruppo GT, miglior tempo per il leader padovano di Super Challenge, Roberto Ragazzi, di nuovo alla vittoria con la Ferrari 458. In gara 1 il pugliese Francesco Leogrande ha forato la gomma posteriore destra della Porsche 996. Il fasanese ha tentato la rimonta conclusa a 33 millesimi dalla vetta in gara 2. Leogrande è stato estromesso dalle classifiche in seguito ad un reclamo sporto da Ragazzi. Il pugliese non ha lasciato la vettura in verifica per il tempo necessario. Sul podio anche la Ferrari 430 di Luigi Perchiunno, che ha preceduto il foggiano di Manfredonia Vita Antonio Caporale sulla Porsche 997. Sì, guarda, ero venuto ad Ascoli per vincere, a tutti i costi, l'avevo provata bene e è stata dura perché la prima manche l'ho vinta, lui ha avuto un problemino a una gomma, la seconda manche l'abbiamo vinta, ho abbassato di 2,5 secondi di questa mattina, l'ho vinta per 3 centesimi, quindi tutto questo denota la competitività che c'è nel nostro gruppo. Incerto fino in fondo il gruppo E1 con affermazione dello svizzero Bratzky su Mitsubishi. Per il CIVM è successo in casa per il teramano Marco Gramenzi con l'Alfa Romeo 155 V6 che ha respinto gli attacchi del bolognese Fulvio Giuliani sulla Lancia Delta Evo e poi del driver di casa Alessandro Gabrielli sulla Ford Escort Cosworth dopo i problemi al cambio accusati in gara 1. Dalla prima manche ho cercato di vedere dove potevo limare qualche decimo in alcuni tratti, l'ho messo in pratica e mi è riuscita, quindi è uscito fuori questo bel tempo, una cornice poi qui fantastica e speriamo che domenica a Trento riesca a fare quello che ho fatto qui. In classe 2000 2-0 per il pesarese Ferdinando Cimarelli, soddisfatto delle regolazioni sull'Alfa 156 con cui si è difeso bene da un deciso vesuviano Luigi Sambuco su Renault New Clio, autore di un testa coda in gara 1. Colpi di scena in classe 1006 con successo in gara 1 e nell'aggregata per soli 17 centesimi per Giordano Di Stilio, che con la Citroën Saxo ha sopravanzato il calabrese Domenico Chirico su Peugeot 106, complice un errore in cambiata del Reggino che a sua volta ha risposto rimontando in gara 2, portando a casa punti preziosi con un vantaggio di appena 3 decimi. Terzo posto per il cosentino Giuseppe Aragona, rallentato da un contatto con un guardrail in gara 1 e poi in gara 2 ha tentato una rabbiosa rimonta chiusa a soli 35 centesimi di secondo dalla vetta. Per la classe 1004 il reattino Bruno Grifoni con la Peugeot 106 mantiene la testa della categoria pur avendo dovuto cedere il passo al pescarese Andrea Celli su vettura gemella. L'assoluta di gruppo A parla ungherese con Laszlo Ernadi su Mitsubishi che ha rimontato in gara 2, ma ottima prestazione e pieno di punti tricolori per il catanese Salvatore D'Amico, l'alfiere scuderia Etna che ha portato un nuovo affondo con la Renault New Clio di classe 2000, con cui ha preceduto al traguardo il calabrese Ennio Donato con la Ford Escort Cosworth di classe oltre 3000. In gruppo N avvincente 1-1 con successo nella generale per 2 decimi di secondo del trentino di Sorrento Antonio Oplei Migliuolo sulla Mitsubishi Lancer Evo, nonostante il vantaggio di pneumatici usati ed un improvviso calo di motore in gara 2. Vittoria in gara 2 ma seconda posizione nella generale con rammarico per un deluso salernitano Giovanni Del Prete che dopo la febbre in prova ha accusato un problema alla trasmissione in gara 1 ed una noia elettrica in gara 2.
Sotto il podio i duellanti di classe 1006 con le Peugeot 106, tra cui ha avuto la meglio l'esperto torinese Giovanni Regis contro lucano Rocco Enrichetti, sempre più competitivo al suo primo anno in CVM e dalla sua prima volta ad Ascoli. Regis ha così rinsaldato anche il terzo posto di gruppo, ma la sfida è certamente aperta. Pronostico rispettato in N1004 con l'affermazione delle pescarese di Popoli Claudio Pio su Peugeot 106, con cui ha trovato subito le migliori regolazioni in prova. In Racing Start, Nicola Novaglio ha colto un nuovo successo con la Mini Cooper S. Il bresciano di Elite Motorsport ha preso opportunamente le misure al tracciato in prova ed ha poi attaccato nelle due gare. Seconda piazza stretta per Oronzo Montanaro, il pugliese che sulla nuova Mini Cooper ha accusato delle noie ai freni in gara dopo i problemi di gioventù elettronica patiti a Fasano. Sul podio è tornato il bergamasco Mario Tacchini su Mini, nonostante un problema ad un ammortizzatore in prova ed un testacoda in gara. Posizione persa in gara 2 dal teatino Andrea Marchesani al volante della Volkswagen Polo GTI con noie di elettronica. Concluso sotto il podio, l'ottimo esordio di Maria Elena Agresta sulla Mini Cooper S, la driver pescarese che ha anche colto l'ottimo successo tra le dame presenti, come Paola Pascucci su Mini in gruppo E1, Deborah Broccolini su Peugeot 206 e Caterina Gabrielli su Citroën Saxo in gruppo A. Tra le auto aspirate, nuovo acuto e pieno di punti del reattino Antonio Scappa su Renault New Clio. Secondo sul podio il pugliese della Apulia Corse Francesco Perillo, anche lui su Clio, come Giovanni Grasso, terzo. L'altro pugliese, Angelo Loconte, ha vinto la classe RS3 con la Peugeot 106. In Racing Start Plus, la categoria neonata per volontà della federazione, a cui i numeri danno crescente ragione, tra le vetture turbo, redditizio a solo del pugliese Giacomo Liuzzi sulla Mini Cooper S. Tra le aspirate, vittoria delle pescarese Roberto Chiavaroli, tornato alla vittoria da quando è passato alla Honda Civic Type R, tallonato dal concittadino Giuliano Pirocco, ancora un po' in affanno sulla Renault New Clio. Con la vittoria ascolana, il catanese della CST Sport Andrea Correnti, al volante della Fiat 500, nell'anno dell'esordio in salita, è sempre più leader con il tris di successi tricolore tra le bicilindriche, risolti i problemi al motore che lo hanno fermato durante la prima manche di prove. Il siciliano al suo esordio ad Ascoli ha preceduto sul traguardo il calabrese Antonio Ferragina, anche lui su Fiat 500, come il locale John D'Agostino, terzo classificato.